Guarda quel treno. Una serata indimenticabile che resterà nella storia, quella della chiusura della Perdonanza Celestiniana, che ha visto un grande artista salire sul palco, poeta e musicista straordinario, Francesco De Gregori. Giochi di luce sulla Basilica di Colle Maggio, un De Gregori in splendida forma, cappello e occhiali scuri, quelli sono immancabili. Organizzazione impeccabile e alla fine, nonostante l'afflusso notevole, molte persone sono arrivate da fuori l'Aquila, tutto affilato liscio. Le canzoni nuove, i grandi successi cantati da tutti, Generale, Rimmel, a chiusura un'ovazione, quando con la moglie Chicca, il capo la definisce lui, intona Anima e Core, in un fuori programma straordinario. L'omaggio a Lucio Dalla, immancabile Vai in Africa Celestino, che infiamma l'Aquila, emozioni a non finire per il pubblico presente, il brindisi sul palco al termine del concerto, una serata unica che non ha bisogno di altre parole, basta la musica.